ragazzi, e benvenuti sul canale di Noisy Boy e benvenuti in questo quinto episodio della serie con la Pit Bike. È da mesi che la aspettiamo, vi presento la YCF 160. Mi è piaciuto un po' il montaggio un po' zarro, un po' tutto dinamico nel pistino ufficiale dell'azienda a Torino. Molti di voi mi seguono già su Instagram e un po' hanno capito cosa stavo andando a fare a Torino. Ho fatto qualche sondaggio, insomma, avevamo tirato un po' in mezzo e molti hanno indovinato, quindi già mi piace questa cosa che siete molto attivi, molto spigliati. Dove sono adesso invece? Ovviamente alla SMC, scuola di motociclismo a Como, per imparare a usare questa moto, ragazzi. Come ben sapete, la pit bike di prima era 125, quindi altro motore, altri cavalli, altre sospensioni, insomma cambia parecchio, ve lo assicuro. Qua abbiamo un altro tipo di motore, molto più performante. Non vi nascondo che ho già provato a fare qualche curvetta nel pistino che troviamo qua alle nostre spalle per vedere un po' come si comporta, ed è fenomenale. Veramente super pronto il motore. Già col 125 ti divertivi, con questo ancora di più. Ma la cosa più noisy boy di tutta la pit bike qual è, secondo voi? Il doppio scarico factory, che è privo di DB killer. Scusi, patente libretto, per favore. Salve. Tralasciando le cavolate, ovviamente qua abbiamo il nostro aiutante di Babbo Natale, Gabri, che ci aiuterà nelle riprese di oggi. E cosa andremo a fare in questo quinto episodio? Oggi andremo a conoscerla, perché come voi non so niente di lei. Ho fatto sì qualche curva nel pistino, ma poco e niente. Dunque, insieme ovviamente ai ragazzi di Como, essendo specializzati come ben sapete nei corsi, qua formano piloti come Tony Arbolino, che gira qua nel campetto di allenamento con un CBR, seguiremo qualche consiglio per gestire questo 160, in previsione magari di qualche novità del 2020. Ad ogni modo, andiamo a chiamare Ale e presentiamogli anche a lui la pit bike. Ale! Ale? Ale? Ale non c'è, è andato via. C'è il cane che sta impazzendo con il drone. Cose che accadono, scuola di motociclismo. Allora ragazzi, chi se lo ricorda Ale? Ciao a tutti ragazzi. Già nei scorsi episodi ci ha un attimo spiegato qualche tecnica, ci ha insegnato a girare nel pistino. Oggi approfondiamo la questione. Ale è un po' timido davanti alla videocamera, ma comunque, per chi ancora non lo sapesse, è l'istruttore della scuola di motociclismo. Uno dei tanti, perché non è l'unico ovviamente, essendo una struttura bella grossa. Il team è composto da diverse figure. Con che esercizio partiamo? Slalom. Slalom, il mio preferito. Non è vero, lo odio. Noisy e le pedivelle, lezione 1. Non ci credo. Ma dai. Ok, pronti. Slalom era pigiare sulle pedane. Ma se mi stai davanti io ti copio. Ok, allora, culetto indietro. Pedana, 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 pedana. Ok. Con le spalle e col corpo, senza muovere le chiappe, giusto? Muovere poco il culo, quando impostiamo la curva ruotiamo tutto il corpo. Ok, un colpo di gas così sale. Sì, no, 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 ha pattinato anche. Questo è il Tony? Sì, uguale identico però. Facciamo 8 lungo normale? Sì, sì, sì. Ah, ok. Ragazzi, questa è una moto da delinquenti. Andiamo a fare esercizio. È difficile fare i corsi da moto. Vero? Sì. Perdi tempo. Ah, non sai cosa dire. Perché? Perché devi filtrare? Sì. Che quante cose mi nasconde? Se mettessimo in pratica quello che abbiamo un attimo imparato. Ragazzi, momento verità, andiamo dentro. Andiamo a vedere. Mamma mia se va, signori, sta moto. Bello, 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 bello. Oh, eccolo. Già. No, ma è
troppo bello impennare. L'unico pallino che ho in testa è che, essendo regolabili le sospensioni, io le customizzerei un secondo. Ma una regolazione tattica delle sospensioni? Guarda, andiamo dal nostro meccanico ufficiale. Comunque piacere. Ciao Dario. Posso romperti le scatole un secondino? Ma no, è buono. Adesso proviamo a dargli due giri, proviamo la compressione, se riusciamo a indurirla un attimino sul davanti. Adesso. Bomba! Adesso rimane un pochettino più dura. Il mono invece? Lavoriamo da sotto. Questa dovrebbe essere la compressione, si va sempre con due alla volta. Adesso è rigidissima. Prova un pochettino tu a schiacciarla. È più dura? Mizzega, sì. Quindi così no. Proviamo anche in estensione. Super regolabili. Una, sì. E in compressione e in estensione questa. Scendi, poi vediamo come sale. Provala così. Provo ad andare così? Grande Darietto! Spettacolo ragazzi, veramente! Devo fare assolutamente una chiamatina di ringraziamento e annunciarvi anche una cosa importante. Ciao Cri, tutto a posto? Bene, 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 sono qua alla scuola di motociclismo. Pazzesca, strabella, oro, oro puro. Qua siamo carichi, non vedo l'ora, raduno di 60 persone. Sì, 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 60 persone il 23 di dicembre. Ci stai? Ci sei anche te? Adesso avviso i ragazzi. Poi regaliamo anche il panettoncino di Noisy Boy. Dai, ci sentiamo allora, ci vediamo lunedì, lunedì 23. Ciao Cri, ciao, 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 ciao. Che spettacolo, ragazzi. Come avete potuto sentire, vi annuncio il Noisy Raduno di Natale. Il 23 di dicembre vi aspetto qua alla scuola di motociclismo, e la novità che vi aspetta il 23 saranno le nuove pit bike. Infatti hanno preso una nuova flotta di 125, strabello, e come la scorsa volta faremo il mini GP e secondo me ci divertiamo un sacco, giusto per festeggiare insieme il Natale. Questa volta non metterò in palio la 160, fortunatamente rimarrà a me, così almeno posso un po' customizzarla. Sempre in descrizione troverete il link dove iscrivervi per partecipare all'evento. Prove libere, qualifiche, gara, pit bike, benzina pagata, e vi regalo anche il panettone di Noisy Boy. Io vi aspetto qua nella scuola di motociclismo. Spero il video vi sia piaciuto. Grazie ancora a YCF per permettermi di continuare questa serie. Da Noisy Boy è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, o meglio, per i 60 partecipanti ci vediamo il 23 di dicembre. Bella raga, andiamo però prima a salutare Ale. Lavora sempre facendo benzina ai mezzi, pronti pronti per il raduno. Sei carico per festeggiare il Natale insieme? Certo, è sempre il benvenuto. Grazie, sai. Grazie. Complimenti mille. E ci vediamo il 23. Ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao.